La mostra nasce da un libro che è uscito 2 mesi fa, anzi 2 mesi fa, che dico, un mese Un fa, mese fa. che si chiama Pornoblock della Carmelina Edizioni. Io e Lorenzo Mazzoni, il coautore del testo, abbiamo visitato Bucarest, soprattutto la periferia di Bucarest, all'inizio attraverso un reportage fotografico e attraverso degli appunti di viaggio di Mazzoni. In un secondo tempo, quando siamo tornati in Italia, abbiamo pensato di fondere il materiale che avevamo in casa per produrne una nuova forma di romanzo, che è appunto il rotocalco fotografico, cioè un testo che in qualche modo, in cui appunto l'immagine determina lo scritto e lo scritto determina l'immagine. La mostra appunto nasce dal libro, è una scelta appunto di foto, sono 16 foto in bianco e nero, a cui Andrea si è ispirato con le sue installazioni pittoriche e l'installazione che poi vedremo dopo, fatta appunto con rifiuti. Le installazioni di Pornoblock arrivano, oltre che dalla mostra di foto che Marco ha fatto, a monte arrivano dal libro proprio che Marco ha fotografato e che Lorenzo Mazzoni ha scritto. Ho cercato in qualche maniera, mi è rimasto da quel libro in qualche maniera forte il concetto del rifiuto, sia solido in quanto rifiuto solido, e il rifiuto umano, immondizia umana, nel senso che per come è fatta la storia, il noir, per come sono allacciate le relazioni dei personaggi nel libro, mi arriva veramente il forte concetto del rifiuto, le relazioni perverse, è molto particolare. Mi sarebbe piaciuto arrivasse in qualche modo immediatamente, un senso di precarietà forte, di qualcosa che sembra che si possa smontare da un momento all'altro e soprattutto che ci fosse un bidet a trainare tutto questo, insomma, come immagine era forte. E dentro al bidet ci si è messo Cioran, Hola. Cheron alla francese per i francofili, filosofo, letterato, intellettuale, rumeno, pluripremiato in Francia. I blocchi sono questa costruzione che dà appunto anche il titolo al libro, tipica dei paesi dell'ex Cortina di Ferro. Questa appunto è una fotografia di Block di Bucarest, da cui appunto prende anche il nome il libro, Porno Block, una storia appunto di perversione e di rifiuto in qualche modo, come aveva detto Andrea prima, che si svolge appunto all'interno dei Block di Bucarest.